Se vi ricordate, quasi un anno fa, per la precisione del 18 settembre del 2016, le vostre SIM Vodafone hanno smesso di poter fornire l'informazione del credito residuo. Questo se con lo smartphone era superabile con l'applicazione di Vodafone, nei sistemi d'allarme rappresentava un bel problema perché noi non avevamo più l'informazione del credito residuo. Io ci ho fatto addirittura un video, il cui contenuto vi linko nei commenti, proprio per spiegare perché improvvisamente i combinatori GSM delle varie marche di allarme non erano più in grado di mandare le informazioni del credito o a tastiera o sugli SMS o in qualsiasi altra forma in cui voi leggevate il credito. Il 404 era stato infatti disinserito e quindi tutte le centrali che provavano a inviare la richiesta credito al 404 non ottenevano più nessuna risposta e quindi non vi davano più nessuna informazione. Per qualche centrale d'allarme questo non è stato un problema, semplicemente ha smesso di dare l'informazione o è rimasta un'informazione in una giornata, per altre ha causato qualche fastidio perché restituiva degli errori, vi segnalava delle anomalie. Leggicchiando qua e là vedo diversi installatori che dicono: ma improvvisamente la mia centrale d'allarme ha ripreso a segnalare il credito residuo e le centrali del mio cliente di nuovo segnano a tastiera il credito residuo, che cosa è successo? Ma la Vodafone ha riattivato il 404? Ebbene sì, è stato riattivato il 404 e quindi tutte le centrali programmate per cercarlo lo trovano nuovamente. In realtà, da quello che so, non è ancora totalmente attivo su tutte le SIM, come se qualche SIM non ottenesse risposta e altre sì, figlie e figliastre. Però tendenzialmente il servizio del 404 è stato ripristinato, probabilmente a fronte della marea di proteste, della marea di disdette che hanno avuto, è stato deciso di ripristinare il 404, per cui se la copertura di Vodafone va bene per il vostro sistema d'allarme, magari migliore delle altre, potete di nuovo tranquillamente tornare ad utilizzare la SIM come facevate prima. Quindi recuperiamo anche tutte le centrali vecchie, i combinatori vecchi, che senza bisogno di aggiornare la stringa di richiesta credito, che è una bella comodità. Semplicemente, se l'avevate programmato bene prima, ve lo ritroverete funzionante adesso. Personalmente, al di là della comodità che potrete avere nel ritrovare allarmi che improvvisamente riprendono a funzionare, per una volta le cose tornano alla normalità senza che voi dobbiate fare niente, se state facendo le nuove installazioni vi consiglio di registrare comunque la SIM Vodafone sul sito della Vodafone, di modo che il cliente possa monitorarla anche tramite PC o tramite app. Non si sa mai, qua, come avete ben capito, quando si fornisce un servizio che però dipende da qualcuno che è estraneo a noi e al cliente, bisogna sempre avere pronto un piano B. Ciao!